una siglettina per questa prima parte, first time, perché non regge, la macchina fotografica non regge, però avevo detto che avrei in qualche modo commentato la prima puntata, the first punted dell'Isola dei Famosi, e quindi adesso arrivo a farlo perché obiettivamente mi rendo anche conto che è una cosa necessaria per riuscire a cavalcare un'onda e far approdare persone lì dove. Bene, io direi di cominciare con i primi, non so, 4-5 concorrenti a cui dovremo dare dei darò dei voti e delle considerazioni, perché l'isola, tutto sommato, voglio dire, è un fenomeno di costume, una cosa che comunque ha riguardato, insomma, più di 5 milioni di spettatori, quindi come si suol dire, poi il giorno dopo tutti si lamentano, è però il trash nella TV italiana, e intanto comunque vadano le cose, è l'unica cosa che vince, perché se mettiamo in prima serata Piero Angela, certamente 5 milioni di telespettatori non li fa. Cominciamo con i concorrenti. Dunque, voi sapete la divisione, non so se l'avete vista, insomma, la Playa Desnuda, il Cocoricò, là, non mi ricordo come si chiama, e poi l'altra che è l'Isola delle Meraviglie, la Playa Bonita, non so che cosa, e non so se sono stati pagati anche dei diritti d'autore a Madonna, che siccome di soldi ne ha pochi, poi adesso le hanno anche fregato tutto l'album, quindi capite bene che, insomma, tanto bene le cose non le vanno. E cominciamo con un duo in che tutto sommato è accomunato dalla inconsistenza più totale, Alex Belli e Andrea Montovoli, che io non conosco. Ora, gran parte no, ma insomma buona parte del cast dell'isola io non so assolutamente chi siano questi personaggi, e soprattutto a cominciare proprio da questi due, questo Alex Belli, che poi è quello che ha vinto la prova dell'immunità, no? Questo bellone, coi capelli sempre al vento, insomma, vabbè, avete capito che è tutto un problema di capelli, no? Questi capelli sempre al vento, questa chioma foltissima che lui tira su così un po' lunghetta, e questo Andrea Montovoli, che è il ragazzo della porta accanto, come dire, il ragazzetto che puoi trovare uscendo di casa. Tutti e due, la mia personale votazione, non so se voi sarete d'accordo, è non pervenuto. Cioè, non hanno, come dire, sì, lui, insomma, questo Alex Belli è approdato a questa Playa Bonita perché ha vinto la prova dell'immunità. Poi, per chi segue, è ancora più facile, per chi non segue, come me, che d'altronde mi sono ritrovato lì come fosse un focolare. Noi eravamo tutti in casa riuniti a vedere quest'Isola dei Famosi. Diventa un po' più difficile, però tutto sommato basta un paio di. È come Beautiful, ecco, se tu vedi una puntata puoi ricostruire quello che è successo nelle 850.000 puntate precedenti. Alex Belli e Andrea Montovoli non pervenuti, bellini, carini, messi lì un paio di addominali in più che male non fanno. Io non capisco perché sull'isola non ci vada qualcuno con una bella trippa di quelle di noi comuni mortali. Anzi, io mi propongo per andare all'Isola dei Famosi, senza essere famoso, ma tutto sommato, insomma, ci mettiamo una pezza a colori e cerchiamo di ampliare. Tolti sti due, e prima di interrompere il video perché sarà diviso in due parti necessariamente, passiamo a Brice Martinet. La considerazione, il voto che io do a Brice Martinet è boh. Cioè, sì, lui era lì, poi tra l'altro lui è capitato alla Playa Desnuda, cioè questo posto in cui è obbligatorio vivere nudi, cioè completamente nudi, poi se riesci a farti una foglietta di fico da mettere davanti bene, se no via tutto il giorno col pisello e le tette al vento. Però voglio dire, Brice Martinet si è dimostrato subito a proprio agio, non ha assolutamente detto oddio, non mi devo un po' spogliare. Appena la Marcuzzi, buona anima sua, va, gli ha detto guarda che con questa sua conduzione sempre molto, anzi stavolta ha gridato di meno, guarda che te devi spogliare. E quindi Brice Martinet subito palla al balzo, come se fosse più a suo agio di quando è vestito. Ora,
le calze, via, calzini, mutande, tutto all'aria, e soprattutto, soprattutto mi viene tanto in mente una citazione di una canzone di Vecchioni, no? Che dice dovremmo anche tentare, parafrasando perché non me la ricordo bene, dovremmo anche tentare di spiegare alle persone che far vedere il culo non è un lavoro. Pare invece che per molti lo sia, e anche per Brice Martinez, che poi c'ha questa faccia da bravo ragazzo, no? Che tu lo guardi e dici, però poi pare che sia un modello francese, quindi i soldi e i soldi. Passiamo alla compagna di Brice Martinez, Cecilia Rodriguez, il cui voto è... perché poi... Allora, lei è arrivata lì, a parte orrenda. Ora, io capisco tutto quello che voi volete dire, insomma, un fisico da strafighe, lei, la sorella, tutto quello che vi pare, ma la faccia di Cecilia Rodriguez, che è un quadrato tondo... Con questa mascella, cioè, mi è parsa orribile, veramente orrenda. Cioè, a momenti era meglio la SPAC, ma poi ci torneremo. E comunque, Cecilia Rodriguez lì, che aveva un po' questa voce un po' alla Juliana, non so se ve la ricordate, no? Ma dai, Matteo, bugia! È uguale, no? Dai, ma cosa? È sempre un po' timorosa di far. Cecilia. Ma santo Dio, no? Ma a chi non è capitato nella propria vita negli spogliatoi, a mare, nelle avventure sessuali, di vedere un pisello? Cioè, non è che casca il mondo adesso, no? Invece lei lì, massimamente vergognosa, timorata di Dio, non mi guardare! Cioè, proprio robe che, no? Uno fa fatica a crederci, no? Dice, ma è la famiglia Rodriguez oppure no? Però lei così un po' timorata di Dio. E direi di continuare anche con Charlotte Caniggia, il cui voto è boom, perché solo quello si può dire, esplosiva, 250.000 euro di tette rifatte, e rifatte diciamo qui, poi sono anche un po' qui, però anche lei è un po' insipidina. Poi tra l'altro c'è stata una battuta di Signorini lì all'isola, che insomma diceva che poi, Signorini sdoganatissimo, cioè come gli hanno aperto le gabbie proprio, libero lì, era lì che dicevo, Dio sì, andiamo alla Playa Desnuda con Brice Martinez, cioè proprio robe dell'altro mondo, però per carità fa bene, solo che fino a ieri lo confondevo con Sandro Maier, e questa Charlotte Caniggia dice... Vabbè, un po' Picasso, così un po' la faccia un po' lì, non si sa dove sia la bocca, e in studio c'era, mi sa, la madre, identica, la figlia con queste due labbra così, che guardava Signorini e diceva, ma non è vero! Però, no? Orribile. E concludiamo con gli ultimi due concorrenti, prima della fine di questa prima parte, che sono Fanny Negueccia, il cui voto è, non si sa. Cioè, non lo so, l'ho vista lì, sì, ha vinto la prova del fuoco, piripipiripi, però anche lei, ex fidanzata di Balotelli, quindi uno si chiede, ma questa è famosa per quale motivo? E poi ci sono le Donatella. Le Donatella, il voto per le Donatella è basta. Cioè, nel senso, ragazze, voglio dire, può capitare di fare un errore, a Mediaset lo hanno fatto scegliendovi per l'Isola dei Famosi e voi lo avete fatto proponendovi come cantanti. Hanno fatto un pezzo iniziale lì, sull'elicottero prima di scendere che ha avuto veramente del raccapriccio. Non sarà! Cioè, proprio una roba che uno dice, vabbè, ma le hanno schiacciato un callo, cos'è accaduto? Quindi questa è la prima parte, diciamo, dei concorrenti. Io adesso metto stop e noi ci risentiamo nel prossimo video for the second part. Second più, ciao. Un casco, eh?